Buonasera a CNO Web TV, siamo qui nella Chiesa Evangelica di Sant'Angelo dove siamo per approcciarci e seguire un concerto dal profumo medio orientale, un concerto di musica persiana, il concerto della Saravan Assembly, che questa sera sarà dedicato a una grande poetessa iraniana come Farrukh Farrokhzad, molto importante per la letteratura del Novecento iraniano, per il rinnovo che ha portato, non solo, anche per i suoi studenti versi d'amore, ovviamente per il ritratto indipendente e libero che dà della donna. Siamo qui con l'Assemblée e appunto cominciamo subito a chiedere innanzitutto come nasce la musica persiana e qual è il suo segreto e su quali ritmi si basa. Dunque, la musica persiana è antichissima, non è che nasce ieri, l'altro ieri. La notte dei tempi e la ritmica ovviamente è la ritmica di tutto il mondo, alcune cose in più, alcune cose in meno. Cosa rappresenta per voi il messaggio e la poesia di questa grande autrice del Novecento che, ricordiamo, ha cambiato il modo di intendere la teoria del Novecento in Iran e soprattutto ha portato una visione più libera e indipendente anche della donna? Il suo messaggio è stato l'amore, l'umanità e la pace. احساسات پاکی که خیلی صادقانه بیان میشد و همین باعث شد که è stata una delle migliori poetesse iraniane nel bel mentre che gli altri nomina altri poeti come Shamlo, come Akhavan Sales avevano soltanto la letteratura, lei ha aperto un'altra pagina molto autorevole, molto bella, molto più personale nella letteratura persiana. Poetessa, nel bel mezzo dei tanti poeti, tutti maschi, ha potuto esprimere i suoi sentimenti personali e sociali in miglior modo. Pensate che sia importante ancora di più, quindi, questo messaggio di cambiamento, di innovazione, di modernismo di Farrukh, soprattutto in questo momento in cui magari può essere utile per dare una svolta positiva e attiva rispetto a quanto sta succedendo nella vostra terra? که یک سری اتفاقات بیفته و اگر دوباره مثل اون بخواد تکرار بشه لطفی دیگه نداره ولی میتونه احساساتش به زبان دیگری بیان بشه. Cioè, ovviamente sì, lui sosteneva, ovviamente sì. Mentre Puria dice è ovvio che apparteneva al suo periodo. Continuare può continuare, ma se si ripete un'altra cosa uguale a lei, uguale a quell'epoca, non ha più senso. Però il suo messaggio continua comunque. Bene, ringraziamo la Saravan Assembly e vi lasciamo con un ultimo frammento intermezzo del loro bellissimo concerto di musica persiana. Abbiamo appena congedato la Saravan Assembly e siamo per lasciare la Chiesa Evangelica di Sant'Angelo a Roma, dove si è tenuto il loro concerto, il preziosito questa sera della dedica alla poetessa iraniana Farrukh Farrokhzad. E vi congediamo proprio con alcuni suoi versi. Saluterò di nuovo il sole e quella corrente che mi fruiva le nubi con i miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi nel giardino, che vivevano con me aride stagioni. E speriamo
data la situazione della sua terra, di poter esaltare presso il sole. Restate con noi.